Doveva chiamarsi Elborn, ha perso la L ma ha mantenuto le cose fondamentali, ovvero la piattaforma MEB e i motori 100% elettrici. Ecco la Cupra Born, la prima elettrica del brand spagnolo, basata appunto sulla piattaforma MEB del gruppo Volkswagen, come ad esempio, vedete qua, la Audi Q4 e-tron e la Volkswagen ID4, ed è una compatta, un crossover compatto, perché l'altezza da terra è leggermente superiore rispetto a quella di una compatta classica, con proporzioni appunto da classica compatta, però ci sono degli sbalzi ridotti al minimo, il tutto a beneficio dell'abitabilità e della capacità di carico. E sono i grandi benefici portati da piattaforme pensate unicamente per auto elettriche, che quindi non devono fare i conti con i classici elementi meccanici delle auto endotermiche. Appunto, un'auto lunga 4,30 metri, e adesso finalmente la vediamo dal vivo dopo averla vista in diretta streaming nel nostro video novità. Vedete questo frontale molto aggressivo, molto sportivo, come nel DNA di Cupra, con il logo Cupra, il tribale in rame bello grosso sopra il cofano, e la scritta Cupra qui sulla mascherina, che è chiaramente chiusa, perché non dovendo raffreddare motori endotermici può essere chiusa. Vedete, poi ci sono dei grossi cerchi in lega dove ritorna il color rame, e leggermente carenati, sempre per un discorso di aerodinamica e quindi aumentare anche l'efficienza delle batterie e l'autonomia. E questo posteriore, anche lui molto sportivo, con l'ormai tipica linea luminosa che unisce i gruppi ottici, e anche un bel estrattore qui in basso. Purtroppo, per le disposizioni anti-Covid, non possiamo entrare nell'abitacolo, ma vi ricordo che per le immagini potete guardare sul nostro sito motorone.com Italia, dove ci sono tutte le immagini in alta definizione dell'abitacolo. Ma è un abitacolo ormai in pieno stile Cupra, con un grosso monitor touch al centro rivolto verso il guidatore per gestire l'impianto di infotainment unicamente tramite il monitor, quindi non ci sono praticamente più tasti fisici. E poi dopo invece la piccola strumentazione digitale davanti al guidatore, e poi dopo l'head up display con realtà aumentata. Vedete che anche che diagonale importante che apre, proiettare tantissime informazioni sul parabrezza. Ma parliamo dell'aspetto meccanico. Appunto, mi hanno detto che la base è la MEB del gruppo Volkswagen, con tre taglie di batteria e due step di potenza, perché le batterie disponibili sono da 45, 58 o 77 kWh, con autonomie rispettivamente di 340, 420 e 540 km di autonomia. E la batteria da 77 kWh è compatibile con il caricatore di bordo rapido a 125 kW, e quindi in 7 minuti si hanno bene o male 100 km di autonomia. A livello di motori, invece, sono la trazione solamente posteriore, ci sono o da 150 o 204 kW con coppia da 310 Nm. E si può avere però anche un performance pack dal nome e-boost, per una potenza che sale fino ai 231 cavalli. A settembre arriverà nelle concessionarie, ci saranno anche possibilità di noleggio. I prezzi però non sono ancora stati resi noti, e per vederla dal vivo non dovete far altro che venire al Milano Monza Motor Show, qui in centro Milano, dal 10 al 13 giugno. E da me, dalla Cupra Born, è tutto, e continuate a seguirci chiaramente per tutte le altre novità della Kermesse Meneghina.